Cosa significa la parola Pasqua? Insomma, milioni, miliardi di persone stanno celebrando questa festività in questo weekend, ma forse non tanti sanno che cosa significa la parola Pasqua. Da dove viene? Dal latino? Dal greco? Vediamo insieme. Qual è la radice della parola Pasqua? Dobbiamo tornare indietro, molto indietro, quando il popolo ebraico si trovava nella schiavitù dell'Egitto. Siamo in mezzo alle 10 piaghe, Dio ha fatto la nona piaga in cui ha mandato questo buio fitto, che più fitto non si può, sugli egizi e ora siamo in procinto che accada la decima piaga, la morte di tutti i primogeniti del popolo degli egizi. Però Dio adesso a questo punto interrompe la narrazione per domandare al popolo ebraico una cosa. Dice per favore adesso. Prendete un agnello, legatelo fuori dalla vostra casa per qualche giorno. L'agnello era la divinità degli Egizi. E Dio dice: ho bisogno da voi di questa cosa, perché con questa decima piaga che io farò arrivare su questo popolo che vi ha oppresso per 210 anni, vi libererò. Ma ho bisogno che voi facciate qualcosa per meritare questa liberazione. Quindi dovete prendere proprio la divinità del popolo che vi ha oppresso, legarla fuori dalla vostra porta di casa e poi dopo questi 4 giorni dovete anche prendere il sangue di questo agnello e intingerlo sulle porte degli stipiti delle vostre case. È un gesto difficilissimo quello che chiede Dio. Però dice: voi fate questo e quando l'angelo della morte passerà per reclamare la vita dei primogeniti degli Egizi, quando vedrà il sangue su queste stipiti delle porte, capirà che lì dentro c'è qualcuno che ha fede in Dio, il Dio unico, e salterà questa casa. La parola salterà nella Bibbia si dice Passach. Passach vuol dire saltare. La H cade nel corso dei secoli e diventa K. E quindi da Passach diventa Passach, Pasqua. Allora, cos'è la radice della parola Pasqua? Saltare. Ma che cos'è questa festività della Pasqua per gli ebrei, che alla fine ha lo stesso nome per noi come ha per i cattolici? La festività della Pasqua, che da noi si celebrerà tra circa 3 settimane, porta con sé un'energia molto particolare, che è l'energia che si trova proprio nella parola Pasqua. Pasqua significa saltare, andare al di là di noi stessi. E perché proprio questa festività dà questa forza? Perché quando Dio ha visto che gli ebrei legavano questo agnello fuori dalla loro casa, nonostante questa fosse la divinità degli egizi, quindi nonostante rischiassero di essere linciati dal popolo da cui erano stati sottomessi per così tanti secoli, Dio ha visto che queste persone sono andate al di sopra della propria natura, al di là del loro timore, oltre i nostri timori, oltre le nostre paure, oltre le nostre remore, controcorrente, di andare contro il pensiero comune. Perché? Perché tutti intorno il popolo egizio diceva: questa è la nostra divinità, non si può toccare. E gli ebrei cosa hanno fatto? Hanno preso la divinità, l'hanno legato fuori dalla loro casa e poi hanno fatto questo simbolo dell'intingere e poi mettere il sangue sopra lo stipite è il simbolo della propria controtendenza, di essere anticonformisti. Dio, noi andiamo secondo la tua strada e non secondo quello che ci dice il mondo. Se voi pensate a un bambino, il bambino non segue quello che gli dice il mondo. Infatti il bambino è coraggioso, i bambini non hanno paura di niente. E poi il mondo piano 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 spegne un po' il loro talento, spegne un po' questo coraggio. Perché? Perché piano piano dobbiamo un po' conformarci. Allora Dio dice: non conformatevi. Questa festa vi dà la forza di uscire al di là di voi stessi, di ritrovare le vostre forze vere, quelle che il mondo ha provato a spegnere dentro di voi. Provatevi a saltare, andare al di là delle nostre abitudini e trovarne di nuove che facciano uscire veramente il nostro potenziale al di là e nonostante di quello che il mondo ci dice. Credete in voi senza mai smettere.